Buongiorno a tutti, oggi vorrei vedere con voi alcune pillole per una comunicazione efficace. Parlare o comunicare? Parlare o comunicare sono due attività completamente diverse. Tutti sanno parlare, ma pochi sanno realmente comunicare. Capita spesso che due persone abbiano uno scambio di vedute, ma alla fine rimangano della loro opinione originale. Entrambi sosterranno che sia impossibile comunicare l'uno con l'altro. Quindi, qual è il fine ultimo della comunicazione? La comprensione. Ogni cosa compresa diventa parte di voi e viene utilizzata in maniera naturale. Parlare basta, senza il contatto visivo, senza la presenza, senza un'interazione vera e propria, non porta quasi a nulla. Pensate che il percepito di una chiacchierata al telefono, nella media, è di circa il 20% rispetto a ciò che realmente si è voluto comunicare. È indispensabile il coinvolgimento attivo del mio interlocutore e devo lavorare sulla qualità dei contenuti. A fronte di questo, quali sono gli ingredienti della qualità della comunicazione? Deve esserci feeling, cioè quando troviamo gradevole e simpatica una persona, quando siamo disposti a starle vicino, quando siamo disposti a metterci nei suoi panni. Deve esserci sintonia, quindi quando si vedono le cose in maniera simile e ci si trova d'accordo nelle conclusioni e nella visione delle cose. Ci deve essere comunicazione, scambio effettivo di idee, oggetti, o quando abbiamo veramente il desiderio di trasferire le nostre idee ad una persona. Uno di questi tre elementi non può variare senza che gli altri ne risentano in modo importante. Siamo di fronte ad un paradosso? Il paradosso della comunicazione è che la comunicazione è più che altro ascolto. E dovrebbe essere concepita per chi ascolta e non per chi parla. Se ci pensiamo, la maggior parte delle lamentele che nella vostra vita ricevete o noi riceviamo non sono per i contenuti, ma per i modi, per come sono state dette le cose. Ecco quindi che dobbiamo migliorare nel come, non nel cosa. A questo punto, un altro elemento per una comunicazione efficace è essere lì. Che significa? Significa essere concentrati su ciò che si fa, senza pensare contemporaneamente a mille cose. Se sto parlando con una persona, ma con la testa sto pensando ad un altro problema, non sono lì. Qual è il risultato? Non comunico e il mio interlocutore non comprende ciò che sto dicendo. Il finale? Quello non capisce nulla, è poco professionale, non mi ascolta, eccetera. Un'ultima pillola. Comunicazione è anche stare di fronte. Significa affrontare le situazioni con calma, positività e serenità. Qualche volta preferiamo mandare un WhatsApp ad una mail anziché incontrare direttamente l'interlocutore. E quindi possiamo concludere dicendo che ogni soluzione inizia con l'abilità di stare di fronte al problema. Ogni problema inizia con l'incapacità di starvi di fronte. Spero di esservi stato utile e auguro una buona comunicazione a tutti. Ciao a tutti!